Ciao ragazzi, bentornati a Open Music 90 secondi. Torniamo a parlare di dischi e in particolare del nuovo disco di Sleep Token che Matteo ha ascoltato in anteprima. Sì, li ho ascoltati in anteprima, è stato davvero un piacere perché è una band che seguivo da un po' tramite i vari singoli usciti nel corso di questi ultimi mesi e ascoltare tutto l'album comunque infilata, tutto quanto uno dietro l'altro, ti fa capire ancora di più la genialità di questa band che seppur sia molto giovane, con alle spalle soltanto due EP, difatti Sound Awning è il primo album in uscita, dimostra di avere qualcosa di diverso da tutto ciò che gira in questo momento. È una band difficilmente incasellabile, è un album che passa da scene oniriche quasi ancestrali ad altre un po' più growl, più metalcore, ad altre più prog, ad altre addirittura più pop, dove l'aspetto anche scenico, ovvero quello del non sapere chi sono i membri della band, a parte il cantante frontman Vessel, che ha questa voce molto soul che si va talvolta a scontrare con le ambientazioni musicali e talvolta a sostenerle, è qualcosa davvero di estremamente particolare e quindi è una band che va seguita molto, secondo me. E secondo te che resa live potrebbero avere? Sarei curioso di vederle. Al momento vedo che fanno molte date in giro anche negli Stati Uniti. In Italia non sono ancora stati preannunciati, vedremo se in futuro potrà capitare tutto ciò. Non lo mancheremo. Assolutamente, io per forza sono in prima fila, li voglio vedere, deve essere un bello spettacolo. Com'è che l'hai conosciuti, scusami? Che tu, io sono ancora rimasto al messaggio WhatsApp che mi hai mandato mesi fa. No, li ho scoperti grazie alle quelle bellissime release radar o Discovery Week di Spotify. E ho scoperto proprio il singolo The Offering e da lì ho detto no, cos'è, ho spammato praticamente mezzo mondo, ho detto ascoltate questa cosa perché è davvero davvero bella. Infatti, ottenendo riscontri positivi. Positivi, chiaramente devi essere un po' aperto mentalmente perché non è una cosa davvero, cioè non è digeribile da tutti. Devi metterti lì con la testa libera ad ascoltare. Sì, no, immagino. E ultima domanda, valutazione finale da 1 a 10, cosa li... Ma io gli darei un 7,5. Perché è un album impostato davvero bene, ogni tanto eccedono un po' troppo con dei virtuosismi che probabilmente vanno ad ingigantire troppo la situazione, però sono sulla buona strada sicuramente. Bene, noi cosa facciamo? Consigliamo innanzitutto di ascoltare il Sleep Token. Assolutamente. Ringraziamo tutti quanti, vi invitiamo a seguirci sempre su YouTube, Instagram e Facebook e ci vediamo alla prossima recensione o intervista. Ciao!